Cari amiche e cari amici, nella ricerca continua di pillole di cultura da offrire a voi quotidianamente, ho assistito un paio di giorni fa ad una trasmissione straordinaria, incentrata sulla città del futuro e sul nostro modo di essere nel futuro. Ora, è chiaro che la crisi sollevata da questa pandemia a cui stiamo assistendo e che stiamo subendo cambierà molti dei valori, dei nostri comportamenti futuri. Ora, nell'ambito del progetto TIM, dedicato ai maestri d'Italia e risorgimento digitale, Carlo Ratti e Italo Rota hanno pensato di poter dedicare uno spazio alla città del futuro. Carlo Ratti e Italo Rota sono due dei più famosi architetti del mondo, quelli che tra l'altro hanno vinto la gara per l'Expo di Dubai. Ora, cosa dicono sostanzialmente? Noi siamo abituati da anni a passare dal naturale all'artificiale, se rammentate, negli ultimi 2 o 3 decenni, sostanzialmente la tecnologia ha fatto da padrona nei nostri comportamenti. Il tentativo che abbiamo è quello di riportare, con l'uso della tecnologia, l'artificiale al naturale. Questo è il tentativo che si cerca di sviluppare con il nostro e il loro nuovo modo di concepire la città del domani. Ci sono immagini di straordinaria bellezza che vi fanno capire come si possa arrivare a questo obiettivo. Naturalmente a margine, ma con un certo sorriso, vedo e assisterete che all'inizio della trasmissione ci sono delle difficoltà, addirittura di comunicazione fra i relatori, l'organizzatore e così via. Questo per dire che tutto quello che noi facciamo in questi momenti, in cui noi comunichiamo attraverso internet, attraverso reti, non è normale, non è semplice. Diventerà via via più semplice perché questo modo di comunicare farà parte del mondo del domani e la tecnologia ci aiuterà nell'affrontare i problemi e le criticità con ottimismo. Ecco, con ottimismo, perché alla fine Ratti conclude parlando di ottimismo sul futuro, perché il futuro non è una previsione, il futuro è azione e per farlo, vista la complessità, è necessario continuamente studiare, aggiornarsi molto più di prima. Ottimismo è una necessità, o come diceva il filosofo Karl Popper, ottimismo è un dovere morale. E allora, con questo augurio di ottimismo, io vi auguro anche un buon ascolto e una buona giornata. Arrivederci.